Ciao a tutti, bentornati sul canale di Fashion Concept e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emma, ho 19 anni e sono una modella di Fashion Concept Firenze e anch'io oggi ho deciso di accettare una nuova challenge in cucina con stile. Ho deciso di proporvi un piatto, più particolarmente un dolce, super veloce e facile che chiamerei un piatto salvacena. Penso sia capitato a tutti, a me personalmente è capitato di arrivare alla fine della cena a casa con gli amici e non avere il dolce per svariati motivi, perché non l'avevo preparato, mi ero scordata o perché magari non l'aveva portato nessuno. Quindi ho realizzato questo dolce molto semplice e facile, che sicuramente conoscerete tutti. Quindi andiamo a vedere di cosa si tratta. Eccoci in cucina! La ricetta che prepareremo oggi sarà quella delle crepe dolci, un piatto che tutti sicuramente conoscerete. Io personalmente le farcirò con il cioccolato, però poi voi potrete farcirle in un altro modo, nel modo che preferite. Però prima di tutto, visto che si tratta della challenge in cucina con stile, vi voglio far vedere il mio outfit. Dato che si tratta di una cena con amici in casa, ho scelto un outfit molto semplice e comodo, però allo stesso tempo elegante. Per la nostra ricetta ci serviranno 2 uova, 100 g di farina, 20 g di zucchero, un pizzico di sale e 250 ml di latte. Il burro ci servirà dopo per imburrare la teglia. Come prima cosa sbattete le 2 uova e poi aggiungete il latte a filo e continuate a sbattere. Quando avrete ottenuto un composto omogeneo, prendete la farina e setacciatela e poi mescolate con le fruste. Quando avrete ottenuto un composto omogeneo, aggiungete anche lo zucchero e un pizzico di sale e mescolate fino a ottenere nuovamente un composto il più omogeneo possibile, che poi faremo riposare in frigo per 30 minuti. Passati 30 minuti, il nostro composto è pronto, quindi andiamo a realizzare le crepe. Quando la padella comincia a essere calda, cominciamo a imburrarla. Mettiamo la nostra prima crepe, prendiamo un po' di composto e lo posizioniamo al centro e si andrà a spandere. Per aiutarci a spanderlo meglio possiamo utilizzare e inclinare la padella così e spandere tutto il composto. Mentre la crepe cuoce vi dirò un fun fact a proposito di me. Le crepe sono state il mio primo dolce che ho realizzato, quindi ci sono molto affezionata. Quando vedete che comincia a fare un po' di crosticina, vuol dire che è quasi pronta per essere girata. Dopo che l'abbiamo girata, aspettiamo che cuocia anche l'altro lato. Appena è cotta la nostra crepe, andiamo a posizionarla sul piatto e siamo pronti per andare a farcirla. Cucire la vostra crepe. Io avevo scelto del cioccolato in precedenza, però se volete sta benissimo anche con la marmellata oppure è molto più semplice con lo zucchero e il limone. Se volete, per decorare potete mettere sopra dello zucchero a velo, io preferisco senza, quindi passo subito all'assaggio. Buonissima! E nulla, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti come mi sono divertita io a realizzare con voi questa ricetta e poi anche a mangiare. Se volete fatemelo sapere nei commenti scrivendomi appunto se vi è piaciuto o se avete nuove idee per nuove ricette o nuovi video da realizzare, e lasciatemi un pollice in su e condividete questo video. Se poi volete rimanere sempre aggiornati su nuovi video del canale, iscrivetevi e attivate la campanellina in alto. In più vi ricordo di seguirmi su Instagram, che mi trovate come emma-nardi, e su TikTok emma-nardi tutto attaccato, dove ho già postato altre ricette che ho realizzato. E non dimenticatevi di seguire la nostra agenzia su Instagram, @fc_modelagency. Quindi detto questo, nulla, vi mando un bacio grossissimo e ci vediamo al prossimo video.